che cos'è l'osteopatia e soprattutto come scegliere il proprio osteopata di fiducia. Ne parliamo oggi nella rubrica di medicina dell'IMCI, Istituto Medico Chirurgico di Termoli, con il professionista Claudio Civitillo di Piedimonte Matese. Osteopata, ecco, che cos'è l'osteopatia? L'osteopatia è una forma di assistenza sanitaria di contatto manuale. In osteopatia l'osteopata pone particolare attenzione nella diagnosi di tipo manuale e enfatizza in particolare il funzionamento tra struttura e funzione, cercando di recare un equilibrio ottimale alla struttura corporea. In Italia l'osteopatia è riconosciuta. Sì, di recente è stata riconosciuta con i decreti attuativi che sono in fase, diciamo, di sviluppo e quindi è riconosciuta come professione sanitaria. È una professione sanitaria Sì. a tutti gli effetti. Sì. Ecco, come scegliere il proprio osteopata di fiducia? In Italia ce ne sono tantissimi, di chi fidarsi? Bene, è importante scegliere l'osteopata, soprattutto per i pazienti, in relazione proprio in questa fase di transizione. L'associazione di riferimento più importante in Italia è il ROI, il Registro Osteopati d'Italia. È l'associazione che racchiude il numero più alto di osteopati professionisti, con un monte di ore di formazione, così come dichiarato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Bene, ecco, come si svolge una visita da un osteopata? Come viene fatta la valutazione medica, diciamo? La valutazione osteopatica del paziente al primo esame di consultazione consiste nell'ascoltare il paziente, quindi il paziente pone le domande ed espone il suo problema di natura sanitaria al professionista che raccoglie poi in un'apposita scheda di valutazione osteopatica la diagnosi differenziale, quindi percepisce se questo paziente può essere trattato dall'osteopata o no, o deve demandare a consulenza medica il paziente. E in seconda fase, attraverso particolari test di natura sempre manuale, determina le disfunzioni osteopatiche, che sono il cardine della pratica osteopatica. La disfunzione osteopatica non è altro che un'alterazione, diciamo in termini semplici, della mobilità, a cui l'osteopata attraverso tecniche particolari, secondo il glossario delle tecniche osteopatiche acquisite durante i 6 anni della formazione, cura il paziente attraverso sempre un approccio di tipo manuale. Ecco, quando bisogna rivolgersi dall'osteopata? C'è un periodo giusto? Beh, dall'osteopata si può andare già dalla nascita. Sarebbe l'ideale trattare la madre, il bimbo, il nascituro praticamente immediatamente, quindi modellare già il cranio, poi seguire eventualmente i bambini durante la fase dell'evoluzione e quindi arriviamo alle varie problematiche di natura posturale per quanto riguarda l'età pediatrica, poi le donne in gravidanza. La cefalea di tipo muscolo-tensiva, le cervicobreviargie, le ernie del disco cervicale e lombare, la sindrome del tunnel carpale, tutte le disfunzioni dei traumi sportivi. C'è una grossa richiesta del trattamento manipolativo osteopatico in ambito della medicina sportiva, quindi sempre di più si accede al servizio del trattamento manipolativo osteopatico in collaborazione con la figura, ad esempio, del medico dello sport o nei team sanitari sportivi. Ecco, perché oggi ci si rivolge sempre di più all'osteopata? Risolve, evitando i farmaci? No, non possiamo dire che l'osteopata risolve evitando i farmaci. I farmaci, se vengono prescritti da chi di competenza, hanno il loro motivo. L'osteopatia non è altro che una forma di medicina complementare, integrativa a quello che è già il trattamento di tipo allopatico, medico. Quindi non va
differenziata l'una dall'altra, ma sono medicine integrate attualmente, perché le aspettative e le necessità dei pazienti di oggi sono molteplici, quindi sostanzialmente lavorare insieme diciamo, è un trend ideale per poter dare maggior benessere e salute ai pazienti. Ecco, che tipo di valutazione fa l'osteopata con il proprio paziente? È una valutazione globale, complessiva? Sì, giusto. Ha centrato qual è l'obiettivo del paziente. Il paziente visitato dall'osteopata è guardato dalla testa ai piedi e quindi attraverso la sua valutazione osteopatica dei vari sistemi mette in relazione tutto il corpo, quindi la struttura e la funzione, per migliorare la fisiologia. Quindi, per fare un esempio, un disturbo di tipo lombosacrale con una lombalgia ricorrente viene valutata con la visita osteopatica globale, quindi l'assetto posturale del paziente, ma non trascura mai l'aspetto della valutazione dei visceri sulle loro mobilità in relazione anche alla parte lombosacrale. Quindi l'osteopata, nella valutazione di un dolore lombare, valuta sia la parte viscerale che la parte muscoloscheletrica associata in relazione alla postura e quindi poi adotta il trattamento. L'osteopata risolve? Sì. Svariati studi da un punto di vista internazionale, revisioni sistematiche, trial clinici controllati e randomizzati, hanno un alto livello di efficacia. È chiaro che la ricerca avanza come in tutti i settori. Bisogna capire dove siamo già avanti e che cosa sta accadendo nell'evoluzione. Quindi diciamo che ci sono linee guida già ben definite per il dolore lombare di tipo aspecifico. Sono linee guida americane, quindi i pazienti devono sapere che c'è un trattamento che funziona. Funziona benissimo, già dimostrato da tempo. Ci sono linee guida che si stanno sviluppando in altri settori come nella cefalea di tipo tensivo, come nella sindrome del tunnel carpale e altre situazioni che la ricerca in ambito osteopatico si impegna tutti i giorni cercando di capire meglio dove poter aiutare e quali sono i limiti. Soprattutto in relazione anche a quello che dicevamo, rivolgersi a un osteopata certificato, quindi con gli anni di formazione adeguati secondo l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, soprattutto tutela il paziente nel rischio di incorrere in un trattamento non dimostrato. Un osteopata qualificato conosce la letteratura di pertinenza e di merito e il rischio di incorrere in eventi avversi o indesiderati si riduce. Bene, ringraziamo qui il professionista osteopata Claudio Civitillo e appuntamento alla prossima puntata in cui parleremo di alcune patologie molto ricorrenti. Arrivederci. Arrivederci.